Ciao, benvenuto sul mio canale e buona domenica. Oggi facciamo 5 colazioni, 3 sono salate, 2 sono dolci. Io mi scuso per la voce ma sono raffreddatissima. Ho parlato delle uova tantissime volte anche su Rallovers, dove scrivo ogni lunedì e ogni giovedì. Abbiamo parlato di quante volte a settimana mangiare le uova, se davvero mangiare le uova è necessario o meno, dove si trovano le uova, come riconoscere le uova, leggere il timbrino, insomma è un articolo che reputo interessante, non perché l'ho scritto io, perché insomma non scrivo cose interessanti, però questo è veramente interessante, passamela, ti lascio il link nel box informazioni. La prima cosa che ti faccio vedere è la frittata di albumi. La frittata di albumi ovviamente tra i runner è famosissima, si può fare sia in versione dolce che salata. Come vedi, questa è la versione salata, l'ho fatto con dell'olio extravergine d'oliva, ma puoi farlo anche in una padella antiaderente, puoi farla al microonde, anzi vorrei farti vedere come fare a microonde le uova. L'ho servita con una fetta di pane di segale, scusa, vado in apnea perché sono veramente molto raffreddata, e della senape, se ti piace. Su Rallovers, tra l'altro, ti ho anche fatto vedere tutti i modi per mangiarla, quindi ho fatto l'uovo in camicia, l'uovo in cocotto, l'uovo in barattolo, sì, c'è anche l'uovo in barattolo, e la frittata di albumi dolce con l'uvetta e lo zucchero. Quella che ti faccio vedere invece è fatta con il kefir. Il kefir è un latte fermentato simile allo yogurt, con appunto ricco di fermenti lattici, probiotici vivi, e ha tantissimi benefici. Vorrei fare appunto anche un video a parte. L'ho fatto, stessa storia, con l'olio extravergine d'oliva, ma comunque puoi anche non metterlo, puoi usare semplicemente la padella antiaderente. Io l'ho messa perché sennò passo sempre per quella di bacchetta che non usa l'olio, che non usa il grasso, quindi ho detto boh, gli butto sono sempre sicula 4 kg di olio, così siamo tutti contenti. E qua, come vedi, le strapazzo come appunto si dovrebbero strapazzare, ovvero con la forchetta normalmente, e queste rimangono un po' più cremose. Le puoi lavorare col kefir come ho fatto io, mettere il sale, il pepe, ma le puoi anche lavorare con lo yogurt magro, come anche con lo yogurt greco. Ti dico anche che poi diciamo sono le classiche uova per certi versi strapazzate che gli inglesi servono con il salmone, e quindi anche quella è un'alternativa. Per alcuni mangiare il salmone alla mattina è una follia, ma per altri, e mi metto in questo secondo gruppetto, mangiare una cosa dolce la mattina è una follia appunto. Quindi diciamo che non necessariamente si deve mangiare dolce la mattina, l'abbiamo ripetuto, ribadito io soprattutto anche su Rallovers. Qui ti faccio vedere una sorta di uova in camicia, adopero questo metodo, ce ne sono tantissimi, però questa qua del mestolino, del coppino, come lo vogliamo chiamare, quel cosino lì, ecco, perché io quando non so dire nomi dico quel cosino lì, e basta, e anche perché mi viene l'ansia da prestazione. È una sorta di passamela, di uovo alla Benedict, vabbè, non c'è l'English muffin come dovrebbe essere servito, non c'è il bacon, non c'è il prosciutto arrosto, però ho fatto appunto una versione leggera. Quindi cosa ho fatto? Del pane tostato ho lavorato dello yogurt greco con una punta di senape, nella fattispecie questa è all'arancia, e poi ho messo l'uovo in camicia, che è naturalmente il proprietà vuole, proprietà che c'entra, vabbè passami pure questa, vuole che il tuorlo sia liquido, in modo che poi si impappetti tutto con la salsetta, che in questo caso non è olandese, ma appunto si tratta di yogurt greco. Mi sa che sto andando troppo veloce, bacchettatemi nei commenti e riditemelo che devo parlare piano perché non imparo. E questa terza proposta che ti faccio invece è il pomodoro. Il pomodoro al mattino è meglio sbollentarlo e togliere la buccia, puoi servirlo con del caprino come anche con dello yogurt greco in abbinato. Ti faccio vedere delle uova strapazzate nel caso in cui lo volessi, però volevo soffermarmi più che altro sul pomodoro. Togliendo la buccia forse avrai meno problemi sia digestivi che legati ovviamente alla pesantezza tra virgolette che purtroppo il pomodoro per certi versi ha. E queste invece sono le ultime due proposte che ti faccio, ovvero quelle dolci, e ci tenevo tantissimo a dire questo perché molte volte, vabbè, io sto adoperando un pane bianco classico tramezzino, non si fa, adesso mi bacchetto le mani, però era per farti vedere che insomma puoi adoperare quello che vuoi, nero, bianco, insomma quello che preferisci. E lavorare la marmellata non soltanto con i formaggi spalmabili quale il Philadelphia e bla bla bla,
non è semplicemente, non si può, scusami, mi sono persa quello con Sicuzio Tempurum, non è necessario lavorarli per forza con i formaggi appunto spalmabili, ma puoi adoperare anche lo yogurt greco, perché lo yogurt greco si presta benissimo davvero a tutte delle preparazioni salate, anche fare l'insalata russa per capirci con le patate, o fare le classiche patate con la panna acida, piuttosto che adoperare la panna acida, l'aneto, il prezzemolo vicino, puoi farlo anche con lo yogurt greco. Se ti interessano delle idee con lo yogurt greco in versione salata, fammelo sapere, perché sarà per me un piacere farlo. In ultimo ti faccio vedere questa proposta dolce dove adopero il latte sempre di kefir, e questo, e tu dici, ma che stai facendo? Che cos'è sto caro autopulver? Questo ne ho già parlato in un What's in my Carrara, suppongo, ed è praticamente la farina di carrupa. È molto meno grasso, adesso non voglio dire che dobbiamo sostituire il cacao amaro con la farina di carrupa, perché okay, sono pazza, ma fino a un certo punto, però comunque è un'alternativa. Ecco, a me, come ripeto più volte, chi mi legge sa che non sto dicendo una fesseria come generalmente accade, io non sono assolutamente un estremista. Ti faccio vedere qui anche la curcuma, perché su Red Lovers ho preparato il Golden Milk e ti lascio il link nel box informazioni. Sono finite le immagini, però per concludere volevo dire, non sono assolutamente un estremista, ognuno mangia quello che preferisce, ognuno mangia quello che è. Quindi anche se segue un'alimentazione vegana, cucino per le persone che amo, e se devo cucinare la carne, se devo cucinare il pesce, lo faccio nel rispetto di come loro naturalmente rispettano me, perché capisco che vivere con una persona come me è complesso, per molti, per fortuna non per chi mi ama. E niente, queste sottolineature magari qualche volta farò un video apposito, perché ci terrei tantissimo, ma noi già abbiamo finito il tempo, uffa, a me non rimane che augurarti buona domenica. Ti mando un bacione, ti ringrazio infinitamente per essere qui, noi ci vediamo alla prossima, un bacio, ciao!